quarto posto in classifica insieme a Fidelisandro e Cassarano, entrambe battute nel girone d'andata. Quarto posto in graduatoria nel girone H di Serie D per un Matera che è partito davvero bene nel 2024. Vittoria interna con il Fasano, pari tra l'altro con tantissimi rimpianti in trasferta contro l'Angri, successo casalingo con la Paganese domenica scorsa. 7 punti in 3 partite dunque, utili a riscattare le due sconfitte di fine anno vecchio contro Martire e la capolista di Maltamura. C'è grande fiducia dunque in vista della trasferta di domenica prossima contro il Santa Maria Cilento. Panarelli è contento, Panarelli, il tecnico dei Lucani, non firma però per il quarto posto al termine del campionato. Adesso ce la giochiamo, siamo lì e vogliamo esserci, vogliamo confermarci, perché tutti quanti abbiamo un unico obiettivo, delle motivazioni alte, ma sappiamo che è dura, sappiamo che ogni gara è particolare, si può risolvere con i minimi dettagli, con dei particolari. Siamo qui per lavorare e in questo momento la firma per il quarto posto non la metto, anche se vado a rischiare, non sono un giocatore di poker, però nello stesso tempo ho grande fiducia del gruppo e ho grande fiducia del lavoro che stiamo facendo. Poi quello che sarà di qui alla 34esima giornata lo vedremo, ma in questo momento ci vogliamo giocare le nostre carte, vogliamo continuare in questo percorso e vogliamo lavorare duramente per ottenere il massimo dei risultati. Panarelli di recente ha ritrovato anche i gol di Mokulu, attaccante di grande spessore per la categoria. Ha segnato con l'Angri, idem domenica scorsa con la Paganese. Niente male il pacchetto avanzato a disposizione dell'allenatore del Matera, che comprende anche Infantino, Prado e Ferrara. C'è molta concorrenza davanti, anche se a disposizione dall'inizio dell'anno non li ho avuti tutti e quattro, perché Mokulu i primi due mesi non c'era. Poi è rientrato e non c'era Prado, poi è arrivato Infantino e Ferrara nell'ultima partita, penultima partita di andata con il Martina non c'è stato e quindi ancora adesso non l'abbiamo a disposizione. Forse se tutto va bene facciamo gli scongiuri dovuti, li avrò tutte e quattro a disposizione e poi sarà a me scegliere, ma questi problemi mi piacciono perché alla fine c'è competizione leale tra di loro, il nostro segreto è anche quello del gruppo, delle regole, e alla fine sono tutti a disposizione quando entrano in campo o dal primo minuto o nella ripresa danno il loro contributo. Il calendario dice che non ci saranno scontri diretti sino a fine febbraio. Il Matera affronterà nell'ordine Santa Maria Cilento in trasferta, Gallipoli in casa, Barletta al Putiglia e Bitonto ancora con la valigia da viaggio nelle prossime quattro. Incontrare Nardò, incontrare Andria, incontrare anche la stessa Altamura, queste partite si preparano da sole. Invece sono le altre che sono molto più dure, più difficili, perché magari nell'inconscio, tra virgolette, puoi fare quel ragionamento che stai facendo tu sottovalutandole, e invece si fa il più grande errore, anche perché, come ho detto prima, tutti hanno lo stesso obiettivo.